Gli Evangeli sono stati scritti per farci conoscere ed intendere chi è realmente Gesù. Il gioioso annuncio degli evangelisti e della comunità cristiana tutta è l'annuncio di qualcosa di sconcertante, di straordinario e sorprendente. Gesù, quel Gesù che ha condotto una vita umile, che si è schierato con gli oppressi, con gli ultimi, colui che guariva i malati e liberava i posseduti, ha volontariamente scelto la croce, secondo il disegno del Padre. Egli è il Messia, il Figlio di Dio. Con questa professione di fede, per esempio, esordisce l'Evangelo secondo Marco e si conclude l'Evangelo secondo Giovanni. Con la professione di fede del centurione romano si chiuderà il racconto evangelico della passione del nostro Signore. Dunque, l'Evangelo è incentrato sulla rivelazione attraverso la croce del Figlio di Dio. La buona notizia, l'Evangelo dunque, è Gesù Cristo stesso. E questa verità, quando viene sperimentata, diviene vita. Per questa ragione siamo chiamati ad essere messaggeri con la nostra vita di questa buona notizia, manifestando e annunziando Cristo intorno a noi.